Non è un segreto, nelle ultime uscite non siamo stati brillanti, soprattutto in difesa dove avversari come Davis o Jokic ci hanno dimostrato che non siamo ancora al loro livello. Per quanto ci possano definire come il miglior prospetto della Lega, dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Per migliorare ci siamo chiusi in palestra, in modo da potenziare il nostro fisico crescendo muscolarmente. Capelli e barba sono cresciuti, ma per quanto riguarda il basket, beh, siamo tornati dove tutto è iniziato, nei campi da strada, dove sono nascosti i veri talenti, i cosiddetti hidden gem. Umiltà e consapevolezza non devono mai mancare. Sono queste le caratteristiche che portano al successo. Forse non saremo ancora pronti per affrontare gli All-Star della Lega, ma siamo sicuramente più coscienti dei nostri mezzi e li porteremo sul campo con onore. Ed eccoci qua, boys, alla Ball Arena per la sfida contro Nikola Jokic. Se vi state chiedendo perché alla fine la stiamo giocando, è perché ho scoperto che le partite chiave non possono essere simulate. Quindi siamo qua, ragazzi, a giocarci questa partita dopo aver fatto un bel po' di palestra, aver fatto un po' di streetball, come avete visto. Ci siamo potenziati, abbiamo dei badge più alti a livello argento, oro ancora no in realtà, però ho sensazioni positive. Sicuramente siamo più forti delle ultime uscite, vediamo sul campo come ci comporteremo. Tutto pronto, boys, per la palla 2, inizia la sfida contro Nikolone Jokic e, come capita molto spesso, la palla 2 è nostra. Olè! Primo collasso difensivo, direi che iniziamo come al solito. Eccolo qua, subito la sfida con Nikolone. Ma poi il backdoor, ma dove va Green? Fuori per Hardy, da 3 la mette, buono. Prima tripla. C'ho dei timori, ragazzi, perché non vedo Kyrie. Non vedo Kyrie, non so se si è infortunato o alla peggio se è stato tradato. Quindi a fine partita, se mi ricordo, andiamo un attimo a vedere il roster. Quando qua ci becchiamo la prima tripla anche dei Denver Nuggets con il buon Murray. Ancora Jokic, raddoppiamo, fuori per Gordon. Torniamo su Jokic, lo teniamo, ragazzi, lo teniamo. Angolo argento inizia a farsi sentire. Bello, grande. Che boccia che mi ha dato Doncic. L'area, ci siamo. Pump fake, non ci casca. Un backdoor pazzo. Backdoor pazzo, il secondo assist. Insomma, raga, un primo quarto un po' abbastanza sottotono, vi dirò, però sembra quantomeno che a livello difensivo dentro l'area siamo leggermente migliorati. Vedete? Vedete come difendiamo ora? Costringiamo a buttare palla fuori. Forse era meglio prendersi i due punti sotto, però. Però sotto canestro, ragazzi, effettivamente qualche miglioramento lo vedo. Bella la palla di Hardy. Torniamo da lui però perché ci abbiamo Nikolone Jokic che non ci molla. Palla per Green, portiamo un blocco così a caso. Ne portiamo un altro? Portiamo un altro blocco? Per Hardy? Che facciamo, Hardy? La tiriamo questa. Clutch! Un tiro clutch da 3. Insomma, stavo quasi per bestemmiare, raga, perché mi ha passato palla proprio all'ultimo frangente. Abbiamo una strana accoppiamento. Che entra. Vai, bello. No, così non va bene proprio. Pure sostituiti. Vabbè. Un inizio un po' così, ragazzi, come sempre. Però ripeto, a livello difensivo secondo me sembra che siamo leggermente migliorati. Guardate qua che cacchio di simulazione. Vabbè, un peletto la stiamo riprendendo, ma manco tanto, raga. 49-35.
Torniamo in campo, c'è pure Nikola Jokic. Doncic mette il tiro libero, stiamo sotto di 13. Grande fatica a difendere questi attacchi. Addirittura vengono a raddoppiare a Jokic e poi ci abbiamo le triple da Reggie Jackson. Non sto a capire, questi schemi non li sto capendo proprio. Vai così. Gimme that. E altra tripla portata a casa, ottavo punto. Niente, non siamo cinici né in attacco né in difesa, purtroppo. Altra palla per Murray da tre, questa volta non entra. Attenzione, che sta succedendo? Perché ho passato la palla? Ok, abbiamo attivato il GOAT, signori. Però effettivamente non riesco ancora a fare un bel niente. Bello invece qui. Bello questo. Non era facile, perché la finestra del verde era piccolissima. Prova a buttarci dentro. Bello. Sì. Dodicesimo punto. Occhio qua, riuscita dai blocchi. Però sta tutto solo. Ma in che senso, bro? Non è che te sta stoppata. Ma se non c'ero io, però, ragazzi, è proprio a vuoto, eh. Ma Curry che fa? Il carry di Wish che fa? Niente da far. Bello rimbalzo offensivo. Lo andiamo a forzare. Quattordicesimo punto. Torniamo a meno 10. Occhio a Gordon. E andiamo a prendere un altro rimbalzo. Dai ragazzi. Dai ragazzi. No, che fa questo? Ah, ha finito il tempo. Ok. Fine. Primo tempo, signori. Non stiamo giocando male a livello singolo, stiamo giocando malino proprio a livello di squadra, sia in attacco che in difesa, però ci sono vari spunti di miglioramento. Oh, bello, c'è stato uno scambio, ragazzi. Jeremy Grant che va agli Hawks, mentre i Portland Trail Blazers si prendono Clint Capela e Bruno Fernando. Ma quanto sono forti, raga, veramente sono fortissimi, peggio dei Lakers questi. Cioè i Nuggets sono veramente peggio dei Lakers. E qua le ho mandato al bar, Nicolino. No, non ci credo. 62%, raga. No, raddoppio no, però, ragazzi. Raddoppio no. Ci è andata bene. Ci è andata più che bene. Non capisco perché continuano a raddoppiare. Come se non si fidassero di me. Bello! Mamma mia, siamo migliorati tantissimo! Ole, doppia doppia dopo l'errore da 3 di Murray. Ancora palla per noi, no, capisce tutto Gordon, attenzione perché Murray suona la carica. Che stoppata su Gordon, oh my gosh. Sto? No, abbiamo andato al bar. Mamma mia, che giocata. Ma come fa a non starci il replay su sta giocata? Doncic non capisce cosa fare. Ci dà palla a noi così, dal nulla. Bello il taglio. Yes sir. Quarto assist. Però non siamo effettivamente dei grandi tiratori. Guarda qua che backdoor. Non ci credo. Non ci credo. Com'è possibile che sti canestri non li faccio, ragazzi? In ritardo il tiro, ragazzi. Madonna, oh. Sì, sono pazzi. Pazzi scatenati. Prendiamo rimbalzo, dai. Resistiamo in difesa. Facciamo passaggi easy. Ah, ma si è riattivato il GOAT. Oh, tiro da tre. Chi l'ha messa? Hardy. Il blocco. Per Hardy, che tiro da tre. Stiamo piano piano riaprendo questa partita. Ancora Jokic, non ce lo perdiamo assolutamente, lo teniamo. È con noi o contro di noi? Lo teniamo! Lo teniamo, è questa la notizia. Abbiamo pure l'impeto di squadra, ragazzi. E no, stavolta è stoppata, raga. Niente fallo. Niente fallo. Ah, meno di valutazione, raga. Stiamo a fare i numeri. Stiamo a fare i numeri. Però, ragazzi, io sto a meno e Jokic sta ancora a B,
Non è che me lo posso buttare dentro. A cannonau. Ma io sto a capire, raga, come stiamo attaccando ultimamente. Sull'angolo. Sì, dalla media. Dai! Bang! Guarda come fanno a girare a palla. Gimme that! Gimme that! Chissà quando sto a stoppare, raga. Vedi qualcuno che medaglia. Qualcuno potresti essere tu, Hardaway Junior! Canestro and one. E assist. E andiamo a meno due, potenzialmente a meno uno. Torna in campo Doncic, no, ci sostituisce. Va bene lo stesso. Peccato, proprio adesso che stiamo a giocare bene. Va bene lo stesso, raga, va bene lo stesso. Vediamo se con la simulazione i Nuggets rifanno la fuga. È tornato pure Jokic. Io spero di rientrare in campo, sinceramente. Eccoci qua, 78 a 75. È tutto aperto, ragazzi. End off per Jokic. Mamma mia, come difendiamo, boys. Ancora per Jokic, end off. Mi sa che l'abbiamo difesa, boys. Yes, sir. 20 rimbalzi. Torniamo da Nicolione. Nicolone, parte il tiro. 21esimo rimbalzo. Vai Doncic, il blocco. Luca Doncic dalla media, la palla entra e esce. Non ci sto a credere, ragazzi. Partita bloccata, non segna più nessuno. Ecco chi segna. Segnano i Nuggets. Con Reggie Jackson, raga. Cioè, Doncic non riesce a tenere Reggie Jackson sotto canestro. Parliamone. Murray che perde palla. La recupera subito Doncic. Ma tutto da solo. Torniamo a meno due. Fammi un taglio, va. Bello. No. Ok. Mamma mia, non volevo tirare. È andata benissimo, raga. È andata benissimo. Delusso proprio. No. Stoppatina. Andiamo a prenderci l'angolo. Cazzo, ce l'avevamo l'occasione per farlo il tiro. Ho cappellato. Mettiamo il blocco per Hardy. Dammelo ancora qua. No. Sì, bello! Che inserimento! Alle spalle di Jokic. Timeout per i Nuggets. 85-83. Meno di 4 minuti da giocare. 2 su 2. 87-83. Più 4 per i Nuggets. Bello il backdoor! Sì, continuiamo a fare cose incredibili. Jamal Murray, il blocco di Nikola Jokic, la palla che poi arriva al serbo. End off con Michael Porter Jr. ancora verso Murray. Nikola Jokic in post basso, fuori per Murray. Il passaggio no look, la difesa. La difesa. Dietro schiena incredibile. Oh! Ah! Pensavo che c'era spazio, raga. Ancora Murray dentro perché il dopo... Poi che fa partire il tiro, prendiamo un altro rimbalzo dopo l'errore. Ma quanti rimbalzi? 23, ragazzi. 23 rimbalzi. Bello il blocco per Doncic. E si va. 87-87. Partita completamente riaperta. Occhio a Jokic, che ce lo perdiamo per un attimo. Torniamo ancora in difesa. In questa partita siamo stati sublimi in difesa. Usano tutto il cronometro i Nuggets, potrebbero anche rischiare un attacco a vuoto. E infatti è così, 25esimo rimbalzo. Ci si è riattivato pure il GOAT, raga, ci stiamo. Il pump fake. Niente, chi è che taglia? Nessuno? La palla è per Hardy. No, non forzare così, pazzo. Mamma mia, rimbalzo offensivo. Calma, calma ragazzi. Bello il blocco! No! Fuori per Murray, ancora Gordon. Giro palla infinito dei Denver Nuggets. La palla è per Porter Jr. Subiamo il blocco di Jokic. E i primi che tornano a segnare sono i Nuggets. 33 secondi, boys. Deve mettere una tripla! No, non l'ha messa, non ci credo, raga.
Non ci credo. Cioè, l'andiamo a perdere per quella tripla assurda che ha messo Michael Porter Jr. 2 secondi fa. Incredibile. Vai che lo sbaglia. Ma deve sbagliarli tutti e due, raga, perché c'è speranza. Più 4. Mi ha 200.000 blocchi. No, vabbè. È finita totalmente, ragazzi. Che spreco. L'amarezza di Hardaway Junior. Proprio posso dire, ragazzi, che abbiamo fatto una partita con i controcazzi. Contro i campioni in carica. Non dimentichiamocelo. E senza Kyrie Irving. Veramente il massimo abbiamo dato. Più di questo non potevamo dare. Tiro a vuoto. Ultimi secondi. E finisce qui. Vincono i Denver Nuggets 94 a 87 con un finale incredibile. Ecco qua il resoconto, ragazzi. Non so quante stoppate abbiamo fatto, 5. 28 punti, 26 rimbalzi, 5 assist e 5 stoppate a meno. 67% da 3. Tanta roba, ragazzi. Tanta roba. Aumentiamo l'attributo. Abbiamo pure uomo in recupero che diventa oro. 1261 missioni. Vediamo se abbiamo completato la missione. No, non l'abbiamo completata, ragazzi, perché dovevamo vincere la partita. Cioè, è incredibile. Abbiamo comunque preso una buona valutazione, cioè una valutazione superiore a Jokic, ma dovevamo vincere la partita. Going into the game, there were certain things, a checklist that one might think, if MP can accomplish all this, they're winning this one. Seemed like he did that, yet here we are, looking at a loss. Do you have a sense of what went wrong there? Non si tratta di cosa è andato storto, ma di chi non ha fatto ciò che doveva. Aia, qui sarebbe un duro attacco, ragazzi, verso la squadra. Teniamoci cauti, perché comunque I non ho think ancora basketball is a funny intenzione game di sometimes. You're abbandonare right. If you showed me Dallas. my stat line and Jokic's before the game, I'd tell you this should be an easy victory. But that's why we go out there and play. The beauty of the game is in these moments that don't appear in the box score. Give Jokic all he can handle out there, but the perennial MVP candidate managed to eke out a win. What is it about Jokic that even when everything goes right, it still goes wrong? Bella domanda. Riesce a migliorare le prestazioni della sua squadra senza sacrificare la sua. Jokic has the ability to elevate the players around him. He's able to increase their performance without sacrificing his own. That's something I wasn't able to do. I mean, I had a good game, but I'm just one guy. And no matter how good one guy might be, he's always going to lose to a team that's making each other better. You saw that in this one. Sure, you saw it in the last time we played too. Until I start making the guys around me better, you're gonna keep seeing this result. But I get there. I just need some time. Olè, pure la conferenza stampa se n'è andata, ragazzi. Come prossima partita chiave, il gioco ci propone la partita con i Sixers, che però si disputerà il 5 febbraio 2024. E se vedete in alto, noi siamo al 18 dicembre, quindi mi sembra un salto incredibile in avanti. Infatti, vedete quante partite andremo a saltare. Vediamo come organizzarci. Io sicuramente vi invito al prossimo episodio, dove ci sarà la partita di Natale e me la voglio giocare contro i Phoenix Suns. Poi da lì vedremo, ragioneremo su cosa giocare, se saltare direttamente appunto al 5 febbraio oppure giocarci qualche altra partita che sta qua nel mezzo. Signori, per questo video è tutto, io vi ringrazio per la visione, tante care cose, ci vediamo con prossimi video nel canale. Ciao boys!